Nonostante non siano tantissime a guardare questa tipologia di video, ho notato, però sinceramente, detto dal cuore, chi se ne, perché io amo tantissimo fare questi video e anche se mi tolgono tantissimo tempo, perché ad esempio per fare questo unico video ci ho messo tutto il pomeriggio e ci vuole veramente tutto il pomeriggio, nonostante magari un video chiacchiericcio dove ti sei già truccata dalla mattina anche in modo molto leggero e chi se ne frega, cioè devi solo parlare, mentre un makeup tutorial devi preparare le cose, sapere che trucco fare, ci metti un po' più di tempo anche nel montarlo e tutto quanto. Quindi è per questo, se in tante mi avete chiesto, ho notato, perché non faccio più makeup tutorial, sia perché comunque vengono guardati di meno e sia perché comunque ci vuole più tempo a farli. Quindi se una cosa ci metto più tempo a farla e viene guardata molto meno rispetto a un video chiacchiericcio, preferisco magari di gran lunga fare un video chiacchiericcio, anche se io adoro tantissimo i makeup tutorial, quindi mi si strappa il cuore quando vedo che non sono guardati come vorrei, perché comunque è vero, i trucchi oramai si sanno truccare tutti, però a me è una cosa che mi piace fare, quindi scusate la voce rauca, ma sono ancora i postumi del raffreddore, malattia, tracheite, chi più ne ha più ne metta. Allora, oggi sono qui con voi per per parlarvi di queste due palettine favolose. Sono quelle della Morphe che mi erano state inviate oramai 4 mesi fa, di più, insomma, non mi ricordo. Quando le avete viste a me, vi avete chiesto di farci un video e di utilizzarle. Quindi sono qui per farvi questo makeup tutorial che avete visto nell'intro. E spero che questo video vi piace, vi torni, insomma, utile. Queste palette le potete acquistare sul sito Morphe Brushes, insomma, .com. Non mi ricordo, però vi lascio il link nell'info box se vi può interessare. E inoltre vi dico che non so a quanto ammontano le spese di spedizione, perché so già che nei commenti magari mi chiederete, Gloria, quanto costano le spese, e sono fermata in dogana. Purtroppo non lo so, perché io li ho ricevuti gratuitamente, ripeto, quindi non lo so. Però se fate un finto carrello e una finta spesa, insomma, al momento del checkout ve lo dovrebbero dire quanto sono di spese. E di dogana I don't know, perché sinceramente so che sotto i 22 euro c'è la franchigia, quindi la dogana non può fermare e bloccare i pacchi, non, cioè non può, come si dice, farvi pagare la tassa doganale, quindi sotto i 22 dollari, 22 euro, e quindi non lo so. Però se comprate una palette mi pare costi 12 dollari, non vorrei dire una cavolata, però sul sito davvero c'è scritto tutto. Inoltre ho utilizzato anche un bel po' di pennelli Morphe che sono della linea Gunmetal, mi pare, comunque favolosi anche questi. E niente, vi lascio al video dove utilizzo anche nuovi prodotti e spero che questo tutorial vi piaccia. Ciao patatine e patatini! Come prima cosa vado a dare una base bianca su tutto il mio occhio e applico la NYX Jumbo Eye Pencil nella tonalità Milk 604. Ora applico un pezzo di scotch nella parte dell'angolo esterno dell'occhio, in questo modo, e proseguo prendendo la palette matte della Morphe. Utilizzo per primo il bianco matte che abbiamo qui, lo applico nell'angolo interno. Utilizzerò questo colore e questo colore qua, ottanio, quindi questi due colori. Per primo prendo questo con un pennello a lingua di gatto e lo applico nella parte centrale della palpebra mobile. Prima lo picchietto per far sì che l'ombretto si pressi e aderisca bene alla pelle. Lo porto fino alla piega, questo colore, e inizio a sfumarmi i bordi con lo stesso pennello. Giro il pennello e utilizzo la parte pulita per andare a prendere quello di fianco che vi ho detto prima e lo vado ad applicare nella parte esterna dell'occhio, quindi nell'angolo esterno, e lo vado già a sfumare con l'altro colore.
Riprendo il pennello che abbiamo utilizzato per stendere il bianco con lo stesso bianco e lo riapplico sfumandomi già l'azzurrino e il verde smeraldo. Riapplico il verde smeraldo, quindi è un metti e togli. Ora prendo un pennello, la penna insomma, no? Io utilizzerò questo, vado a stenderlo nella piega. In questo modo andrò già a sfumarmi i colori che abbiamo applicato. Ora applico un filo dico proprio di questo colore qua che è più aranciato, ma proprio poco per dare un po' di carattere alla piega. E riapplico il marroncino. Dopo aver fatto questa sfumatura devo riapplicare i colori, quindi vado a riapplicarmi il verde smeraldo e poi l'ottanio. Questa volta non sfumerò l'ottanio perché anche da questa parte non l'ho sfumato, ho lasciato la riganetta di ottanio tra la sfumatura del marroncino, stessa cosa lascio qua. Poi riprendo di nuovo questo colore qui. Sì, questo colore, riprendo questo pennello qui e vado di nuovo a sfumarmi questa parte con l'altra palette Morphe delle cialde Shimmer. Utilizzerò questo colore qui, che è lo stesso verde smeraldo, qua più verde acqua, solo questo però al centro, quindi sopra il verde smeraldo, per dare un po' più di luce al centro dell'occhio. Riprendo questo pennello e con questo bianco shimmer vado ad illuminare l'angolo interno e con il prodotto rimanente sul pennello illumino anche questa parte qui. Momento eyeliner. Ho comprato questo qui dell'Astra oggi e devo dire che non è male come eyeliner. È un nero bello intenso con il pennello, con l'applicatore a pennellino. C'è anche quello a spugnetta che si chiama Ink Liner. Vado a tirare una linea di eyeliner come da questa parte. Il fatto che ho ancora sullo scotch mi favorirà la codina dell'eyeliner perché verrà più precisa. Dopo aver steso anche l'eyeliner andiamo a togliere lo scotch e come vedete la linea di eyeliner è precisa. Pulisco i fallout con una salviettina, applico praticamente l'ottanio, il verde acqua barra verde smeraldo e bianco anche nella parte inferiore del mio occhio. Ora prendo una Kajal nera, utilizzo questa qui dell'Avon che mi è stata regalata da Avon proprio e qualche giorno fa, e sto testando più o meno un po' di cosine e devo dire che questa matita mi piace tanto, ha un bel tratto netto, nero, strascrivente, dura un sacco e a mia grande sorpresa. E questa qua è la Kohl Eyeliner True Black. Vado ad applicare le ciglia finte e il mascara. Come mascara utilizzerò il Roller Lash di Benefit, quindi ci vediamo appena ho finito di mettere le ciglia finte. E questo è il risultato dopo aver applicato le ciglia finte. Ho utilizzato le Red Cherry numero 119 con la colla solita, la Frame for Fame della Essence. Questo, come potete vedere, è il risultato finale del truccocchio utilizzando le palette della Morphe. E adesso vado a coprire le mie occhiaie, insomma, con il mio solito correttore di MAC, il Pro Longwear Concealer, nella tonalità NV15, questo qui. E per oggi utilizzerò anche una new entry che non ho ancora provato, ce l'ho da oramai 2 settimane, la mia Beauty Blender. Era piccola così, vi giuro, vabbè, ormai la conoscono tutti la Beauty Blender, però era piccola così e adesso che l'ho bagnata è diventata enorme, bellissima, infatti non vedo l'ora di utilizzarla, è stra morbida. Tra l'altro mi erano arrivati questi qui tarocchi, insomma, diciamo, su AliExpress, li avevo comprati e sono durissimi, una cosa assurda, si mangiano tutto il prodotto e sono veramente duri. Questa, cioè, è una cosa... Ah! Ciao proprio! Questa Beauty Blender mi è arrivata da Cosmetic for Less. Quindi per chi magari volesse acquistarla, la trovate su Cosmetic for Less, che la vende. È una cosa paurosa, cioè veramente riesco ad andare anche in questa zona senza toccare e disfare il trucco e sfumando bene il prodotto. Solitamente con le altre spugnette mi era difficile sfumare il prodotto all'interno perché essendo come quell'altra troppo dure, quindi
non andavano a miscelare bene, a sfumare. È una cosa fantastica, oh mio Dio, morbidosissima. Voglio stendere anche il fondotinta con questa, per cui stendo il fondotinta e applico sempre di MAC lo Studio Fix Fluid NV10, tonalità NV10. Sono innamorata di sta spugnetta, è una cosa assurda. Lascia la pelle vellutata, cioè... Aspetto qualche secondino che il fondotinta si asciughi e si compatti sul viso e poi passo a incipriare il tutto. La cipria che utilizzerò è la solita Essence All About Matte. Mi sono talmente affezionata a questa che nonostante io abbia ricevuto altre ciprie o abbia altre ciprie da utilizzare, utilizzo sempre questa perché è la mia preferita. Come pennello utilizzo questo della RC Cosmetic, che è un kabuki. Ho lasciato libera questa zona di cipria perché la vado a fissare con un altro pennello. Utilizzo quello di Sedona Lace, il 313, lo trovo perfetto sia come pennello per illuminare, quindi in queste zone qui, se no perfetto anche per settare la parte delle occhiaie, quindi con la cipria. E che con questo correttore, chi ce l'ha lo sa, secca, nel senso si compatta, si autocompatta, quindi non c'è bisogno della cipria. Io lo fisso raramente perché avendo questa zona particolarmente secca, io ridendo anche molto spesso mi si fanno le classiche rughettine, quindi generalmente non lo fisso, però quando faccio i tutorial ci tengo a fissarlo per avere una pelle più di porcellina, quindi lo vado a fissare e in questo modo, proprio in modo leggerissimo. Però sappiate che già di suo questo correttore è favoloso. Non capisco perché oggi si continua a fare la messa a fuoco. Dove fai la messa a fuoco? Ci sono solo io in primo piano. E basta, ora vado a fare un leggero contouring sul mio viso utilizzando Olympia. Aia. Olympia, la palette di Moolah, che è quella appunto di polveri. Poi c'è Atene, che è quella con i prodotti in crema e correttori, insomma. Questa palette io la amo. Per questa giornata utilizzerò Hypno, che è quello che utilizzo spesso. Questo è il mio preferito, Hypno, perché è veramente perfetto per il mio incarnato, perché essendo veramente bianca cadaverica si sposa perfettamente. Il pennello che utilizzerò è questo qua di Sedona Lace, il 316. Blush, non utilizzo oggi uno dei Moody Blushes perché voglio utilizzare questo qua di MAC che si chiama Mocha ed è un blush matte, questo della Morphe, il G8. Adesso vado a illuminarmi di menso, però oggi utilizzerò, perché ce l'ho più a portata di mano, il mio amato Mary Lumanizer. Io utilizzo questo, il 313 che ho utilizzato prima. Sulle labbra stendo questo gloss della Gerard Cosmetics, questo qua è il numero buttercream, il colore buttercream. Anche di questi gloss, sia quelli di Whitening Lighting che quelli di Gerard Cosmetics, ho fatto lo swatch e il video apposito, quindi se ve lo siete perse vi lascio nell'info box il link dove faccio proprio vedere sulle mie labbra tutte le tonalità e sono veramente belli, io ci tengo a dirlo anche in questo video e secondo me il risultato è perfetto, questo colore con questi occhi un po' così, insomma, ci sta da Dio. Taggatemi su Instagram o su Facebook. In tante non sanno che su Facebook non ho più la pagina. Prima avevo il profilo Gloria Fair privato dove mi chiedevano l'amicizia e avevo tipo 5.000 amici, avevo superato il limite. L'ho dovuto chiudere perché non avevo più privacy, quindi ho dovuto rifarmi un profilo privato dove non accetto nessuno al di fuori di persone che ho conosciuto a pelle e so chi sono, o miei parenti, amici.
Per questo ho creato una pagina fan che si chiama Gloria Fair, normalissimamente, trovate il link nell'info box. Quindi per chi... oggi non riesco a parlare. Comunque per chi volesse aggiungermi, cioè fare mi piace su quella pagina, trovate tutto giù. E se volete taggarmi nel trucco, se lo riprodurrete, qualsiasi cosa, insomma, o su Instagram, sempre Gloria Fair, mi chiamo anche lì, o su Facebook, taggatemi, fatemi vedere il vostro lavoro e sarò felice di commentarlo e vederlo. Commentate, commentate, commentate. E niente, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao patatine e patatini.